Wow, quanta roba! È veramente super, super, super carino. Wow, come scoppiettante! Wow! Yolanda Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Buon martedì! Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora, oggi sono tornata con un nuovo video dove vado ad aprire dopo tanto tempo una box di slime che mi è stata mandata da una ragazza che ha una pagina di Instagram che si chiama Fruit Slime Shop. Eccola qua. Eccola qua. Mi ha voluto mandare questa scatola piena di slime. Adesso andiamo a vedere cosa mi ha messo nella scatola, perché io appena mi è arrivata ci ho fatto il video, quindi ho solo tagliato lo scotch. Ma prima di iniziare questo video, un bel pollice in su. Se vi piacciono questi video, se magari vorreste più recensioni di slime italiane, americane, straniere, fatemi sapere, perché era da parecchio che non facevo una recensione di slime di uno shop italiano. Lei ha Instagram e ha eBay, quindi sono molto curiosa di vedere, perché era da parecchio che non facevo una recensione di slime di uno shop comunque di Instagram. Iscrivetevi, attivate la campanella e mi raccomando, vediamo giochino, indovinate questo cibo che vi metto qui. Vediamo un pochettino se indovinate. Allora, sono molto molto curiosa di vedere cosa mi ha mandato. Io direi di aprire, vediamo. Wow, quanta roba! Oh mio Dio! Wait, aspettate. Oddio, c'è un botto di roba. Ma c'è della colla! Ah, della colla vinilica per slime. Poi vediamo, ah, penso che questo sia totalmente sciolto. Oddio, il caldo, vabbè, lo metto in frigorifero, grazie. Caramelle di Tiger. Poi in questa borsetta c'è di tutto: glitter, cose per fare lo slime praticamente. Ok, cosa fare se lo slime? Ok, mi ha dato tutte le dritte per lo slime. E qua dentro ci sono un sacco di cosine per lo slime. Poi vediamo questo bicchiere. Questo l'ho usato anche io di Tiger, dove ci ha messo lo slime dentro. Poi questo è un kit, credo, slime, lo vedremo subito. Poi altri due slime. Mamma mia, ma quanta roba! Poi altri due slime. Madonna! Che carino! Un quadernino! Un quadernino di Tiger, che carino! Tutto glitterato, grazie! Poi, oh! Wow, detox water, mamma mia quanto è clear, wow che meraviglia. Ok, no, non lo devo aprire, devo rispettare, aspettate. Allora, quest'altro quanto è carino, tipo marmellatina, molto puccioso. Poi, quest'altro slime che poi dopo andiamo a vedere i nomi. Questo penso faccia parte di quello del coniglietto. E poi c'è l'Evian water, wow, che carina con la bottiglina. Tutti i cuorizzini dentro, quanta roba! Oh mio Dio! Mamma mia, li hai sigillati veramente molto molto bene. Allora, Barbie World, questo è, vediamo. Che carino! Ok, allora, lo slime è clear e dentro ci sono tutte queste cosine. Lo slime è rosso. Wow, ma cosa c'è dentro? Sono tipo delle pilloline con dei personaggi lì dentro. Allora, prendiamo lo slime, cacciamolo dalla scatolina. Bea, ma sei veramente molto molto brava. Cioè, non chiudere la pagina perché, cioè, per me è da folli chiudere una pagina con la tua bravura. Allora, vediamo. Lo slime è così, ovviamente a causa del caldo è un po' appiccicaticcio, ma niente di che perché è caldo, purtroppo, ragazzi. Non ci possiamo fare niente perché gli slime in estate è così. Lo slime è rosso con tutti questi cuoricini, pagliettine e stelline. E dentro ci sono tipo ste pilloline. Cioè, guardate! Ma si aprono! Ma che figata! Oddio, poi mi devi dire dove le hai prese perché sono troppo carine. Poi ci sono anche gli unicorni dentro questo slime, il che è sempre molto carino. Comunque è troppo, troppo, troppo bello, ragazzi. Cioè, top! Guardate qua l'elasticità, morbidezza. E lo slime è molto molto scoppiettante. Questo è il Barbie World, ah, che bello, ha messo pure la famiglia. Sono curiosa di aprire, sai cosa questo? È tipo un kit.
Starbucks! È uno slime con la colla vinilica ed è decorato così, dovrebbe essere tipo caffè. E questo dovrebbe essere tipo la panna da poggiare sopra, quindi molto carino. Io lo faccio. Raga, guardate, che carino! Ok, gli slime non hanno profumazioni, ma non fa niente, cioè è molto carino comunque. Starbucks Coffee Cup, mi piacciono molto le tue etichette, Bea. Cioè sono molto molto belle, molto carine. Anche l'etichetta sopra lo slime è molto bella. Allora, bellino perché dentro c'è questa piccola cup di caffè di Starbucks. Molto molto bella. Vediamo mescolando lo slime cosa esce fuori. Wow, quanto è glossy. Oh, cavoletti di Bruxelles, ragazzi. È veramente molto molto glossy. Dentro ci sono questi glitter tipo paiettine e dei pezzi, dei chunks di foam. Molto belli. Mescoliamo la clay con lo slime. Molto morbido, molto stendibile e super 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 elastico. Questo che mi piace parecchio, c'è una matitina vicino. Vediamo cosa c'è. In realtà questi qua li dovevo andare ad aprire prima, sono un genio. Che carino! Unicorn! Che carino! E c'è una matitina unicorno! Com'è bellina! Ok, vediamo. Aiuto! Mamma mia, quanti glitter! Adoro! Ora, vediamo com'è di consistenza. Dovrebbe essere un cloud slime. Vediamo un po'. Wow, vado a mescolare tutti questi glitter perché ne sono veramente un botto, ragazzi. Ok, togliamo lo charm. Come consistenza già toccato è molto bello. È un drizzly slime. Molto, molto, molto bello. Wow, bravissima. Guarda qui. Guarda qua, ragazzi. Il drizzly slime è fatto veramente molto, molto, molto bene. Con tutti questi glitter dentro poi è veramente molto carino. Mi pare che lo slime avesse due colori, se non erro. Però il colore che prepondera è per l'appunto il rosa. E lo slime è veramente super, super, super carino. Super bello, super morbido. E super elastico, anche se è comunque un drizzly slime fatto veramente molto, molto, molto bene. Molto carino. Guardate quanto drizzla. Questo si chiama Strawberry Smoothie. Vediamo un pochettino. Allora, è arancione. E penso sia... profumo di fragola. Molto buono. È un... non riesco a... è un icy? Credo di sì. Credo sia un icy, però... penso sia fatto con la colla vinilica. Credo di sì. Allora, bello perché è molto morbido. Forse un po' di colla vinilica, un po' di colla trasparente, giusto? È molto scoppiettante, è arancione e dentro ci sono tante fruttine, sia penso limone o arancia e fragola. Molto bello, ci sono le fruttine perché strawberry va bene. Ed è molto elastico e si sente un botto il profumo di fragola. Wow, com'è scoppiettante! Ah, ok, mi sconfinfera questo. Molto carino, che è praticamente un kit... tipo di un coniglietto. Vediamo, oddio, aspettate, aiuto. Allora, dentro c'è questo coniglietto, che carino, che è fatto in clay. No, che carinissimo. Ok, vediamo. Dentro c'è questo slime, penso sia butter, è uno slime normale, adesso lo vediamo insieme, però quanto è glossy. Oddio, penso dentro ci sia un minimo di clay. Forse, credo, non lo so. Credo di sì, perché dentro c'è tipo una trama come se ci fosse la clay dentro. È rosa ed è veramente molto carino. Adesso lo componiamo. Che carino anche questa cannuccetta a forma di coniglietto. Ok, mettiamo così lo slime. Tac. Apriamo il coniglietto in clay e ce lo vado a mettere sopra. Quanto è carino! Troppo carino. E poi c'è anche la sua carotina. Mi piace tantissimo, brava! Vediamo. Mi dispiace coniglietto, ma ti devo distruggere. Aggiungiamo il coniglietto in clay. A me piace aggiungere le cose fatte in clay. Molti, quando io faccio le cose in clay, tipo l'hamburger, la pizza, queste cose qua, tutte le cose che io costruisco in clay, molti non le aggiungono allo slime. Perché non le aggiungete allo slime? Perché vi dispiace, lo so. A me piace invece mescolare le cose dentro lo slime. Comunque è molto bello che questo profuma.
Ma non so, non riesco a capire di cosa profuma però, profuma di dolce. E passiamo al prossimo slime, vediamo, quello Evian me lo conservo alla fine. Vediamo, Via Lattea. Allora, Via Lattea, questo, mamma mia, oddio, aiuto. Penso sia uno slime base normale bianca. Dato il caldo, purtroppo, ragazzi, lo sapete che questo caldo dannato purtroppo fa sciogliere gli slime. Molto picchiettabile, veramente molto 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 bella, brava, bravissima Sheva, quello si capisce dalla base, che la base è molto bella, da il resto degli slime come siano ragazzi, cioè guardate qua quanto è morbida, a parte le retine perché l'ho riattivato, però è molto smooth. Poi sai che mi piacciono gli Oreo, quindi mi hai mandato uno slime Oreo, Minty Oreos. Vediamo un po', spero non sia appiccicoso pure questo, ma purtroppo sì, vabbè, ci metto un po' di addensante. Mannaccia. Allora, è uno slime verde con palline nere, spugnette verdi e penso anche spugnette nere. Molto molto bello. Ci metto un po' di addensante perché non è che è sciolto, ma è lievemente lievemente appiccicoso. Ok, raga, questo slime è bellissimo. Vediamo un pochettino. Questo sono curiosa. È tipo marmellata. Oddio, è bellissimo. Oddio, spero non sia sciolto. No, gli slime clear, guarda, che stranezza, perché di solito si sciolgono quelli clear e non quelli vinilici. Che carinissimo, molto 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 carino. Molto morbido. Elastico. E anche questo qua super picchiettabile, ma la cosa importante è che sia super clear. Vediamo il detox, questo qua che è il detox water, poi alla fine vediamo questo. Io di questo ho un po' paura, non credo sia sciolto perché penso sia la stessa base. Vediamo un po' il detox water, che l'avete visto in un'immagine di copertina in primo piano, perché wow, bellissimo. Ok, cacciamo tutto lo slime, soprattutto molto clear. Guardate questa fetta di anguria quanto è carina. Mamma mia ragazzi, mi vado a bagnare giusto lievemente le mani perché è un po' lievemente lievemente appiccicaticcio, però oh mio Dio ragazzi, cioè guardate qua, no vabbè, sei bravissima, mi piace l'anguria, io sono fan dell'anguria, lo sai. L'ultimo slime è questo qua in questa bustina che è trasparente ed è Levian. Sarebbe tipo l'acqua, ok? Perché clear, aiuto però, aspettate. Non ne prendo tantissimo perché è un po' appiccicaticcio. Questa è la base del suo Evian. Molto bella. Dentro la bustina dell'Evian, ragazzi, c'è anche una bottiglina. Ok, raga, allora, questi sono tutti gli slime che mi ha mandato Bea di Fruit Slime Shop. Cioè, io veramente non ho parole. Grazie Bea, sei veramente bravissima. Non chiudere la pagina perché sarebbe veramente un peccato. Quindi andate a vedere i suoi slime e la sua pagina, ve la lascio nell'info box. Mi raccomando, nella descrizione, aprite la descrizione e andate a vedere gli slime e la pagina di Bea su Instagram, mi raccomando. Vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!